Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Questo è un altro Cucina con Erika. Dopo aver fatto l'hamburger pieno di grassi, ma tanti grassi, ora andiamo a fare una cosa più leggera. Andiamo a cucinare il farro. Il farro in due modi, uno in salata fretta e l'altro con il pesto. Infatti, il secondo ingrediente sarà il pesto e l'insalata invece la faremo con pomodorini, tonno e se volete qualche oliva e scamorza. Andate ad aprire la confezione e pesiamo circa 60 grammi a testa. Dopo aver pesato il farro, andiamo a mettere, anzi, prima andavamo a mettere la pentola con l'acqua. Una volta arrivato a bollore, ecco, saliamo, non saliamo, ok, non saliamo e andiamo a versare il farro. E deve andare a cottura dai 25 ai 30 minuti. Io quindi metterò 27 minuti inizio. E nel frattempo andiamo a preparare gli altri ingredienti. Andiamo a prendere i pomodori già lavati e li andiamo a tagliuzzare con un coltello. Li facciamo tipo a dadi. Sono molto lenta, lo so. Dopo aver tagliato i pomodori, andiamo prima a tagliare la scamorza a dadini e dopo la andiamo a condire insieme ai pomodori. Non tagliate la carta, non è commestibile. Andiamo ad aprire il tonno, lo scoliamo. Non riesco. Cameraman, aiuto. È già scolato. E lo buttiamo insieme al restante di scamorza e pomodori. Ops. Bene, e ora li andiamo a condire con un po' d'olio e un po' di sale. E se volete anche un po' di origano. Allora, olio. Un pizzichino. Ok, basta. E infine origano. Dov'è l'origano? A me non piace però l'origano. Una puntina. E infine mescoliamo il tutto senza far cadere nulla. Passati i 27 minuti andiamo a scolare l'acqua. Il farro, mi raccomando, non fate come noi questo disastro alla pentola, però andiamo a scolare. Ora andiamo a far scolare bene l'acqua, far raffreddare, cioè far fermare la cottura facendo scorrere un po' d'acqua fredda, perché poi l'andremo a far raffreddare completamente per metterlo appunto per l'insalata. E ora facciamo raffreddare in una ciotola. Abbiamo fatto raffreddare il farro e ora versiamo il miscuglio. Abbiamo aggiunto anche un po' di basilico e lo versiamo dentro. E poi mischiamo tutto. Non dobbiamo fare metà con il pesto. Che abbiamo recuperato un po' di farro, quello che non si era mischiato con il condimento, così poi lo possiamo mettere con il pesto e ora continuiamo a versare il miscuglio. Finito di mischiare, ora andiamo a coprire e lo mettiamo in frigo e passiamo al farro con il pesto. Per questa seconda ricetta, questa seconda tipologia di farro, andiamo a prendere un po' di pesto e lo versiamo e mischiamo. In realtà questa ricetta non è una ricetta, cioè l'abbiamo vista su tipo un sito e niente, sarebbe prendere del pesto pronto e buttarlo nel farro.
In realtà non so se tipo va bene così. Mischiamo un po'. Infatti, come vedete, è tipo solo un assaggino. Voglio andare a provare ad assaggiare un po' di questo farro con il pesto perché, boh, non l'ho mai assaggiato. Vediamo. Devo dire che è buono. È più buono della pasta e pesto normale. Mi piace di più. Buono. E con questa bella ciotola piena di farro e condimento, noi ci vediamo con una prossima ricetta con il prossimo Cucina con Erika. Baci! Grazie se siete arrivati alla fine, di seguito vi lascio altri due video che vi potrebbero interessare.